Eh, buongiorno, grazie di essere qui. Eh, io sono Stefano Menichini, il direttore di Europa. Questa è un'iniziativa del gruppo parlamentare eh, del Partito Democratico a 60 anni eh, dalla morte di Alcide De Gasperi. E, mh, io diciamo, in questo contesto eh, mi limiterò a buttare qualche... Eh, eh, pallone in campo perché le persone che sono state invitate qui a, a discutere hanno tutte una grande eh, competenza eh, a partire da Flavia Piccolinardelli che oltre ad essere adesso eh, deputata del PD ha diretto per molti anni l'Istituto Sturzo. E Paolo Pombeni che è diciamo, sul, sotto il profilo accademico è, è sicuramente probabilmente la, diciamo, una principale autorità in, in materia eh, di De Gasperi ma poi è anche un politologo e un, un collega mi azzarderei a dire commentatore eh, per il Messaggero per Luigi Castagnetti non ho bisogno di presentarvelo Michele Gotor che è anche lui diciamo così prima di fare politica attiva e anzi mentre anche la fa è comunque principalmente uno storico quindi insomma il panel è molto, è molto forte e rappresentativo Roberto Speranza che ha una giornata complicata e che avrebbe dovuto fare le conclusioni di questa nostra discussione magari interviene appena vede eh, diciamo il tempo, il tempo giusto. Um, io mh, veramente soltanto in termini di, di, appunto, di, di spunto, di, eh, di proposta, di discussione. Um, De Gasperi è stato negli, anche negli ultimi anni, ma insomma in tutto l'arco eh, dopo la sua scomparsa, spesso. Riproposto alla discussione pubblica in termini corretti, diciamo dal punto di vista storiografico e politico, e qualche volta in termini anche molto forzati, questo è soprattutto quello che è accaduto negli ultimi vent'anni, su tantissimi possibili punti di rivendicazione della sua eredità sui temi della contrapposizione del dopoguerra, eh, eccetera, eccetera. Eh, però indubbiamente la sua figura è più spesso e correttamente viene eh, ricordata come legata alla grandissima stagione della costruzione dell'unità europea eh, nel dopoguerra. Eh, quello che eh, diciamo, è, è stato, penso, nella vulgata... Eh, poi raccontato come una epoca eh, felice e che magari adesso un po' pigramente potremmo eh, invece accostare a una stagione di crisi eh, della, della costruzione della narrazione dell'Europa unita. In realtà quelli che conoscono più da vicino, ecco Miguel, quelli che conoscono più da vicino questa storia, e questo mi sembra il punto interessante da cui potremmo partire. Eh, sanno che eh, anche e forse soprattutto ai tempi di De Gasperi la costruzione europea è stata un durissimo conflitto politico, eh, molto aspro, eh, con dei termini anche che potremmo an andandole a rivedere. Forse stamattina lo faremo, potremmo, diciamo, in cui potremmo anche rintracciare molti elementi di grande attualità. Tanto fu un conflitto politico che, che, che De Gasperi lo ha perso, nel senso che eh, alla, diciamo, accanto e dopo eh, diciamo, tutta quanta la fase della, della costruzione della ceca, della CEE, eccetera, sul punto per lui nodale della comunità europea di difesa che doveva, intorno alla quale doveva costruirsi poi il, il diciamo così doveva essere il, il nocciolo intorno al cui si costruiva l'unità politica eh, che era la vera posta in palio fin da allora del processo europeista eh, come sappiamo è, è, è rimasto non incompiuto è rimasto troncato da una sconfitta politica ora in questi giorni in cui ci sembra di aver di fronte un dato disastroso del, dello scontro eh, politico a livello continentale e anche italiano intorno ai temi dell'unità e alle prospettive dell'unità politica dell'Europa, forse non è inutile andare a rivedere i termini di, quei, di quel conflitto e forse questo non dico che ci solleva o che sdrammatizza l'attualità, però... Ci ricorda che non c'è mai nulla che è stato dato per acquisito una volta per sempre, che non ci sono epoche auree, eh, che la crisi e, la, e, lo, e lo scontro politico sono una costante eh, di questa vicenda e questo forse ci dà degli strumenti di conoscenza, di consapevolezza e degli strumenti anche di lotta politica come è necessario che sia in questi giorni di campagna elettorale e nella prospettiva dei prossimi mesi in cui l'Italia avrà eh, diciamo, nel contesto europeo eh, un ruolo particolarmente importante. Eh, io eh, questa palla innanzitutto la passerei a Paolo Pombeni. Beh, ovviamente, come ha giustamente detto il direttore Menichini, non esistono eh, momenti aurei. Però certamente il momento che ha vissuto De Gasperi in questa fase specifica, perché poi la vita di De Gasperi, come sapete, è molto lunga De Gasperi era nato nel 1881, quindi era passato proprio fisicamente attraverso la storia d'Europa. Credo che questo sia un dato importante, che spesse volte viene parzialmente sottovalutato o ridotto, come possiamo dire, a un aspetto folcloristico, ma pensate, questo è un uomo che comincia come subito, nel senso, ma parte dell'impero asburgico, eh, è parlamentare a Vienna, è parlamentare Vienna durante il dramma della, della guerra, per quel tanto che il Parlamento ha potuto funzionare, soprattutto nell'ultima parte, quindi te, è testimone della dissoluzione di quello che era stato, a livello europeo, l'ultimo grande impero multietnico, gli altri imperi multietnici, la Russia e eh, l'impero L'impero ottomano, eh, non sono due imperi europei ovviamente, avevano problematiche un, un, un pelo diverse. L'impero asburgico era un impero fra virgolette europeo nel senso che si era illuso e per molti anni aveva anche realizzato una, una, una forma di integrazione basata proprio su un fattore di tipo culturale, non su un fattore di tipo linguistico. L'impero asburgico parlava molte lingue, non aveva una lingua ufficiale, o meglio, quando viene introdotto il tedesco come lingua ufficiale della burocrazia questo diventa un elemento di disgregazione più che un elemento di unificazione e nonostante il fatto di essere partecipe, diciamo così grosso modo, di questo ambito culturale che si era sviluppato in Europa fra il XIV-XVIII secolo eh, sembrava renderlo adatto a eh, sopravvivere nonostante questa forma diciamo così multietnica piuttosto complicata poi De Gasperi aveva vissuto come, come cioè, sapete tutti eh, l'inserzione nello Stato nazionale italiano che non era uno Stato eh, multietnico ma che aveva molti problemi di unità al, al, suo, al suo interno, aveva visto eh, come il fascismo aveva potuto sopravvivere, grazie, e sopravvivere e prosperare grazie a una campagna fortemente populista e quindi era arrivato all'esperienza post 1945 con questa grossissima competenza, eh, vorrei dire esperienziale. Questo è un fatto che lo distingue abbastanza fortemente dal resto della classe politica italiana, che era o una classe politica molto più giovane, e quindi che per ragioni di età non aveva avuto questo tipo di esperienza, o una classe politica che diciamo così aveva vissuto fra virgolette un po' più ai margini questa vicenda, perché si trattava di uomini che avevano fatto parte di eh, formazioni eh, diciamo così, di opposizione, che poi hanno vissuto nell'esilio, quindi in, certo, in una certa misura nella, nella marginalità. De Gasperi si pone il problema dell'Europa come un problema poco romantico, eh? è, molto, è molto concreto, De Gasperi non era un uomo particolarmente romantico, anzi non lo era per nulla, eh, tutte le, te le testimonianze che abbiamo su di lui, ce lo descrivono come un uomo piuttosto chiuso, insomma no, eh, come si dice da nostre parti un trentino, quindi una, una, una persona riservata che non amava, diciamo così, esporre i suoi sentimenti in pubblico, possiamo vedere non ha lasciato diari, non ci sono memorie, non ci sono... Confidenze questo quest aspetto che spesse volte caratterizza l'uomo politico, quindi questo rende anche difficile interpretarlo. Però noi sappiamo abbastanza della, della sua azione per capire qual è il suo approccio. Il suo approccio è un approccio duplice. Il, il, il primo approccio è un approccio che riguarda il, il suo paese, cioè l'Italia. È l'idea che l'Italia non può risorgere se non all'interno di un contesto più vasto. L'Italia è un paese sconfitto nonostante quello che si, che si pensava, eh, De Gasperi era uno dei pochi amaramente consapevoli del fatto che la resistenza non sarebbe stata sufficiente per farsi, fra virgolette, perdonare dagli alleati la partecipazione alla guerra eh, nazista, eh, era un paese in grandi difficoltà economiche, eh, era un paese che aveva bisogno di riacquistare una credibilità internazionale. Questa strategia De Gasperi la persegue con una ricchezza di strumentazioni, per esempio puntando sul rapporto con gli Stati Uniti d'America. Anche questa è una peculiarità. Guardate, all'epoca eh, gli Stati Uniti d'America non venivano considerati proprio l'interlocutore migliore eh, per un paese europeo, perché si pensava ancora che la Gran Bretagna sarebbe stata, sia pure su mandato americano, il eh, gestore della situazione europea, così non sarebbe stato ben presto. De Gasperi fu uno di quelli che intuì viceversa, anche perché non aveva grande simpatia per gli inglesi, intuì subito che eh, insomma, la pedina su cui puntare era quella americana, ma intuì anche che non si poteva eh, gestire questa operazione se non nell'ambito di una ricostruzione di una dimensione plurinazionale che era quello che ci voleva per, per contare. Cosa, cosa aveva a disposizione De Gasperi in più di quello che noi abbiamo oggi? Eh, beh, Aveva una cosa, cioè una eh, predisposizione dell'opinione pubblica all'idea che, che si fosse di fronte a una necessità di rinascita. Guardate, secondo me la più grande eh, differenza che c'è fra l'oggi e l'allora è che oggi noi siamo in un Paese che non ha nessuna speranza di rinascita, purtroppo nella grande opinione pubblica, questo è un paese che corre allegramente verso lo sfascio e che, e, e che pensa di accelerare con lo sfascio la rinascita, mentre allora lo sfascio c'era già stato, era lo, lo, lo sfascio della guerra, i fascisti avevano proposto questa idea dello sfascio come rigenerazione nel 22, però la gente l'aveva toccato con mano come poi era andata a finire, eh? l'aveva toccato con mano in Italia, l'aveva toccato con mano in Germania e avendolo toccato con mano, come possiamo dire, c'era una specie di, beh, lì non lo facciamo più, ci siamo già scottati le mani, le mani una volta. Eh. Questo eh, purtroppo è un sentimento che, di cui noi oggi non, non disponiamo, magari per fortuna, eh, perché cioè, non è bellissimo uscire da una catastrofe, però è, 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 è un fatto molto, molto rilevante. Ecco. De, de Gasperi, di fronte a questo, che cosa intuisce? Intuisce, eh, intu, intuisce diverse cose, guardate, anche qui... Non, non, non possiamo avere un'immagine un po' come dire, fumettistica di questa storia, no? I, i, i tre uomini di confine, De Gasperi che era un, un, un trentino che aveva vissuto dall'Austria, Adenauer che era un renano, quindi un tedesco un po' anomalo, Schumann che era un alsaziano e quindi veniva a sua volta in una zona di confine, tutti e tre parlavano tedesco per cui potevano intendersi in, in, direttamente senza l'interprete e quindi si immagia di costruire questo, tutti e tre sono cattolici, essendo cattolici vogliono fare l'Europa cattolica. È una rappresentazione oleografica no? È, mh, insomma, mh, molto poco vera. Eh? Uh, Adenauer non aveva avuto esperienza di eh, imp impero multinazionale, eh, Sch Schumann eh, diciamo neanche eh, me me meno perché l'Assassi era sotto la Germania in una condizione abbastanza difficile, eh, tu tutti e tre avevano eh, interessi nazionali abbastanza, abbastanza diversi, posizioni abbastanza, eh, abbastanza divergenti. Che cosa gli univa? Univa soprattutto De Gasper e Adenauer l'idea che la ricostruzione per due paesi vinti, come erano l'Italia e la Germania, non poteva passare se non attraverso una rilegittimazione in un contesto molto più vasto. Adenauer e anche De Gasperi eh, intuirono che per di più questa operazione doveva essere realizzata all'interno di che cosa? All'interno di quello che allora era il quadro delle relazioni internazionali che era quello che era, cioè Italia, Germania, Francia erano strutturalmente, saldamente all'interno di quello che si sarebbe chiamata l'alleanza la occidentale e ormai la guerra fredda è, era partita, no? ormai non esisteva più il, il, il sogno sul quale si può discutere sul giusto o sbagliato, che però era stato il grande sogno degli anni 30, quello della grande alleanza progressista. Eh? Eh, pochi riflettono sul fatto che quando il Partito Comunista Italiano per combattere le elezioni del 1948 sceglie il nome di Fronte Popolare, lo fa nella illusione di rilanciare quel Fronte Popolare, quello che in Francia e in Spagna aveva unito eh, non soltanto le sinistre tradizionali, i comunisti e i socialisti, ma anche le altre, forze, le altre forze progressiste. No? In Italia questo non, non riuscì, proprio perché il Partito Comunista in quel momento non riuscì a uscire dai confini della stessa alleanza, di fatto della stessa alleanza fra comunisti e socialisti e, e, e non riuscì soprattutto perché Stalin non voleva. Prima di questa operazione c'è la famosa riunione del Comintern eh, nella, nella Polonia ormai occupata in cui Stalin condanna ufficialmente gli italiani e fa condannare, perché lui personalmente non c'è, eh, gli italiani e i francesi proprio su questa idea. Non c'è il fronte popolare, noi, noi non siamo un partito che deve integrare i, i progressisti, noi siamo il partito della, fra virgolette, rivoluzione, no? È chiaro che Stalin fa questa operazione perché non vuole che nell'Est che sta occupando e che di lì a di poco diventerà una satellite sovietica, non vuole che Nessuno si illuda di poter fare delle alleanze di fronte ampio, ma vuole il partito unico come in Unione Sovietica, però di fatto questo diciamo così, blocca anche una possibile evoluzione del, e del comunismo occidentale. De Gasperi quindi si rende conto che in questa situazione l'unica opzione possibile è un'opzione all'interno di quella che diventerà l'idea. Atlantico occidentale, che oggi, a distanza di anni, può essere molto messa in discussione, rivista, puntualizzata eccetera eccetera, ma che in quel momento è, è l'unica strada possibile, perché l'altra strada che gli propongono, anche all'interno del suo stesso partito, le, le, le sue sinistre interne, il neutralismo, eh, viene considerata una ipotesi non percorribile perché ridurrebbe l'Italia, forse nel migliore dei casi, a una specie di piccola svizzera. Uh, ma, ben di più, e secondo me, in questo De Gasperi, che era un uomo politico molto raffinato nelle analisi, aveva capito che questo aveva aperto la via, che cosa? Alla possibilità di manovre per ridare fiato alla destra da parte, ovviamente, di, di, di quelle forze che non tolleravano l'idea che nel campo occidentale ci potessero essere delle, delle deviazioni. E noi stiamo dimenticando questo aspetto, eh? Alle elezioni del 1948 la destra raccoglie il 5% dei voti, voi direi capirai il 5% dei voti. Beh, nel 48 il 5% dei voti era tantissimo, eh? cioè vuol dire, era, era una destra ex fascista ex come dire insomma pesantemente compromessa col vecchio, col vecchio regime, adesso gli archivi stanno aprendo, si sta vedendo, ci sono. Gli stessi uomini della destra continuano a bussare alle porte degli alleati dicendo, guardate, siamo noi, potete fare conto su di noi invece che sugli altri, no? Ecco, quindi, questo è un, un, questo è un dato forte da tenere presente. Cioè, l'Europa per De Gasperi non è soltanto il problema ideale di ricostruire eh, l'impero di Carlo Magno, no? Cioè, poi tutti i politici usano un po' di retorica e questo va benissimo. Cioè, ma è un'idea molto, molto più concreta. È il problema di dire noi come facciamo a ricostruire un sistema in cui la democrazia possa avere delle, solite basi, delle solide basi, perché questo non è un continente con delle basi democratiche solidissime. Eh? Ragazzi non è un uomo che ha una fiducia, come possiamo dire, infinita nella tenuta delle, dei sentimenti popolari, quindi bisogna ancorarli in qualche modo, per, per ancorarli bisogna ancorarli anche sul livello internazionale. Per fare questa operazione bisogna entrare all'interno di uno schema, dentro questo schema bisogna fare un, dire, i conti con la realtà e una parte dei conti con la realtà sarà il problema di coinvolgere la Francia in questa operazione. Naturalmente, guardate, da questo punto di vista eh, sarà un piccolo disastro perché la CED, eh, cioè la Comunità Europea di Difesa, fallisce perché fondamentalmente i francesi non la fanno passare, eh. non è che fallisce per chissà quali altre ragioni, però in quel momento ci si rendeva tutti conto che era molto difficile creare questa operazione se non accettando che cosa? Accettando che il Paese che aveva più di tutti mosso il problema della egemonia in Europa, fra virgolette, cioè la Francia, perché la Gran Bretagna aveva sempre detto che l'Europa è un'altra un cosa, noi siamo un, un impero marittimo, vato, sì. a, a noi basta che l'Europa non, non ci faccia problema, poi insomma ha un po' a casa sua. No? Eh, diciamo, L'anti-europeismo britannico non è una cosa che è stata inventata ieri mattina, è eh, una cosa che ha radici molto lunghe in un sentimento di estranità rispetto a quello che loro chiamano il continente. E quindi De Gasperi, si muove su De Gasperi si muove su questa linea, che è una linea difficile e che è una linea eh, sulla quale certamente. <coughs> Scusate. C'è un problema per lui il problema è quello di trovare una classe dirigente che gli venga dietro su questa cosa, che gli venga dietro con la stessa forma di lucidità perché, naturalmente, è chiaro, poi voglio dire, soprattutto a quelli che comandano i seguaci non mancano mai, si spassano per la strada, però eh, il problema è avere della gente che ti viene dietro con la testa, non ti viene dietro con l'opportunismo e, e quindi e questo mancò un po' De Gasperi che era appunto come giustamente ha scritto sua figlia un uomo solo, no? un uomo che aveva poche, come dire, poche volontà di coltivare relazioni. Eh? Eh, molti anni fa quando feci la ricerca su De Gaspi di Trentino trovai una lettera di un uh, dirigente dei giovani universitari al vescovo di Trento in cui rispondeva al fatto che il Vescovo di Trento si lamentava che De Gasperi avesse fatto, non mi ricordo quale, quale operazione e, e questo gli scriveva, Le, ma lei lo sa, eccellenza, come ha fatto l'Alcide? L'Alcide non parla con nessuno, fa quello che vuole lui non, non condivide, diremmo oggi, no? E questo era un po' l'idea, insomma, eh, questo era un po' il personaggio eh. però eh, no, no, non c'è dubbio che questa è stata una, una grande intuizione D'altro canto, che cosa dimostra questa vicenda? Ecco, io finisco perché insomma, lascio eh, ovviamente il, il giusto spazio agli altri. Cosa dimostra questa vicenda? questa vicenda dimostra l'intuizione dell'uomo politico che scommette sul tempo lungo. Io non credo che De Gasperi fosse, appunto, anzi, sono sicuro che De Gasperi non era una, una, una persona che si illudeva che eh, l'unità europea sarebbe fatta nel giro di pochi anni, avremmo risolto tutto e via. No? Ma aveva quell'idea che, come si, come si diceva una volta nella civiltà contadina in cui lui pure era nato, se vuoi che un albero cresca prima lo devi seminare no? e poi la pazienza deve aspettare che venga su. No, no, non non noi, uno dei drammi secondo me della politica contemporanea è che noi abbiamo perso questo tipo di saggezza contadina che era l'idea che la natura ha i suoi tempi e l'uomo non dispone dei tempi della natura. No? Noi invece siamo in una civiltà di tipo. diciamo meccanico, industriale, fra in cui i tempi vengono decisi da chi fabbrica, no? è chi fabbrica che decide in quanto tempo si fa una macchina, Sennò, no, e poi ci sono certo un po', un po di eh, contingenze che ti limitano, però tutto sommato tu i tempi li controlli, no? Mentre il contadino sa che il tempo non lo controlli e, e, e possono sempre succedere cose che non, è, che, che non sai quali, eh, quali sono. Quindi Gasperi all'interno di questo lancia un discorso che va oltre la sua persona che va oltre anche questo fallimento oggettivo che fu la Comunità Europea di Difesa, la quale peraltro, se mi posso permettere, col seno di poi, ma sapete, gli storici ragionano sempre col seno di poi, perché sennò non è che uno fa storia col seno di allora, col seno di poi non è stato neanche un disastro così grande, perché se il discorso fosse andato nell'idea di creare il famoso esercito comune europeo, probabilmente, visto come si sta orientando la guerra fredda, eh, saremmo tornati a una forte preminenza della eh, gestione politica del confronto mh, diciamo così, muscolare con eh, la controparte, con l'Europa con orientale, quindi con certi tipi di rapporti con gli Stati Uniti e vi dicendo. Il fatto invece di aver dovuto rilanciare questa cosa sul terreno dell'economia, nell'immediato ebbe un ha uh, un significato molto più importante e, 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 e molto più grande perché dava modo di scommettere su quello che fino a mi permette di dire cinque anni fa era stato il punto di forza dell'Europa cioè il fatto che il benessere era legato a una dimensione sufficientemente grande. Naturalmente la crisi con cui ci confrontiamo oggi è una crisi banale ed è il fatto che dopo aver detto a tutti che l'Europa significa benessere, nel momento in cui il benessere non c'è più, la gente dice bene, ha, ha, ha finito anche, è finito anche il significato dell'Europa. Ma questo credo non sia una colpa che noi possiamo fare dei Gasperi, è una colpa che possiamo fare a noi che siamo stati poco capaci di riprendere le sue bandiere. Grazie. Grazie. Io adesso darei la parola a Florian Ardelli. Qualche giorno fa, sempre parlando di De Casperi, Romano Prodi sottolineava questo aspetto diciamo, di come fosse rimasto sostanzialmente aperto da allora. Eh, il tema che era poi l'approdo nei tempi lunghi naturalmente che la saggezza di allora <coughs> sapeva contemplare eh, dell'unità eh, militare e sovrapposta a questa dell'unità eh, politica <coughs> dell'Europa eh, ecco eh, era si poteva, diciamo così, ci, ci sono delle ragioni strutturali che eh, erano vive allora e che possiamo rintracciare ancora oggi in questa impossibilità eh, per l'Europa di, di darsi un'unità eh, un che non sia soltanto economica eh, e monetaria e che cosa dell'ascito di De Gasperi ci aiuta a decifrare i, i buchi neri di questo percorso? Grazie direttore. Eh, io eh, sarò molto eh, rapida e vi racconterò alcune cose eh, rispondendo naturalmente alla provocazione del direttore Menichini ma che vi spiegano anche la difficoltà di dar conto della complessità eh, dell'immagine di De Gasperi che vi ha dato correttamente Paolo Bombeni. Nel 2004, quindi dieci anni fa, ricorrevano i 50 anni della morte di De Gasperi e quel 2004 è un po' un discrimine nel ricordo, nello studio che di De Gasperi si è fatto, nella raccolta delle fonti, come Paolo eh, sa bene perché l'ha vissuta un po' sulla sua pelle, e io anche. Eh, perché quell'anno in quell'anno eh, si, eh, si riprende a studiare De Gasperi andando a cercare e a ripubblicare quelli che sono i discorsi, gli atti parlamentari, eh, le lettere, tutta una serie di materiali straordinari che erano sparsi, che era difficile raccogliere e ehm, come istituto sturzo ehm, che io ho diretto per molti anni eh, il nostro contributo eh, si risolse in eh, un triplice intervento che, devo dire, ha dato dei risultati molto interessanti e, e di cui, eh, vi confesso, sono ancora oggi orgogliosa, eh, perché si decise di fare un portale eh, che raccogliesse, eh, il titolo era De Gasperi e l'Europa, tutto quello che di De Gasperi e su De Gasperi c'era nelle biblioteche e negli archivi eh, dell'Europa e anche degli Stati Uniti. Per cercare di metterlo a disposizione di un pubblico più ampio rispetto a quello degli addetti ai lavori che si era occupato di De Gasperi e per cercare di affrontare la figura di De Gasperi in una maniera eh, più attenta rispetto a quegli stereotipi di cui vi ha parlato Paolo Pombeni, cioè De Gasperi, Schumann e le, i padri d'Europa e Adenauer e poi la contrapposizione rispetto al funzionalismo di Monet, eccetera. Quindi eh, un lavoro eh, più serio sulle fonti ma un lavoro attento alla divulgazione, quindi la doppia, il doppio discorso. Accanto a questo, e fu una cosa estremamente interessante, quel portale adesso quest'anno viene rifatto perché voi sapete che questi sono degli strumenti che devono essere continuamente monitorati e aggiornati. Eh, dieci anni fa non era banale raccogliere in un portale tutto questo materiale, oggi lo, lo è molto di più. Eh, accanto a questo si decise di riprendere eh, la casa museo, la casa dove De Gasperi era nato a Pieve Tesino, che è un piccolo paese del Trentino eh, Austriaco, allora al confine sul Veneto, e di farne una casa museo così come eh, in Europa c'erano quelle appunto di Schumann, di Adenauer, eccetera. E ehm, anche su questo punto. Eh, si innestò una discussione estremamente interessante in istituto che è quella di cui voglio darvi conto. Il terzo, la terza decisione fu di legare alla Casa Museo il 19 agosto di ogni anno, che è l'anniversario della morte di De Gasperi, una lezione magistralis affidata di volta in volta a una serie di eh, studiosi, protagonisti, personaggi importanti. Eh, sono state raccolte, queste lezio hanno aperto una serie di fronti che eh, ancora oggi secondo me sono particolarmente significativi. Per realizzare la Casa Museo ehm, il gruppo che sedeva all'Istituto Sturzo, intorno al tavolo delle riunioni eh, di quelle giornate, era composto da Gabriele De Rosa, da Pietro Scoppola, da Francesco Traniello, eh, da Rudolf Lille, da Jean Dominique Durand, cioè da eh, tutto quel mondo che eh, in una maniera o nell'altra si era occupato e si occupava di cattolici in politica e di De Gasperi in particolare. Perché era estremamente interessante? Perché la complessità di questa figura, di cui Pombeni vi ha detto che ha attraversato veramente tutto il secolo, da ridare a un pubblico di non addetti ai lavori, naturalmente era particolarmente complesso. E le discussioni che nascevano eh, erano significative perché erano interpretazioni di quello che di De Gasperi era stato particolarmente significativo e importante, questo voi lo capite bene. Tenete conto che quando De Gasperi nel 1954 muore, De Gasperi era nato nell'81, eh, Sturzo era nato nel 71, per darvi un'idea eh, di quanto questi personaggi hanno vissuto, delle cose che hanno visto, di come le loro storie si sono incrociate di come le asperità di due personaggi nati, uno a Pievetesino e uno a Caltagirone, eh, hanno comunque segnato la storia di questo Paese e del cattolicesimo in politica, ma di questo Paese sic sicuramente. Bene, ehm, quello che eh, era estremamente interessante era capire cosa mettere in luce, cosa tirar fuori. A Pievetesino si decise di partire ovviamente da quello che era determinante per De Gasperi, ma che fu determinante anche per il suo europeismo, cioè l'esperienza terrificante della guerra. Forse eh, Pieve Tesino eh, fu eh, distrutta dalla Prima guerra mondiale, il Trentino fu distrutto dalla Prima guerra mondiale, eh, Trento era eh, confine fra l'Austria e l'Italia, la popolazione eh, venne portata in parte in Austria e in parte in Italia, eh, uscirono da quella guerra mh, con una povertà spaventosa, con condizioni di vita terrificanti. E De Gasperi questo lo sentiva sulla sua pelle. Quindi nel momento in cui eh, negli anni 50 eh, propone l'Europa e vede l'Europa come uno sbocco fondamentale, lo vede prima di tutto come l'eliminazione di quello che è il rischio della guerra. Questo secondo me noi non possiamo dimenticarcelo mai. Questo resta sullo sfondo e è fondamentale. E eh, tenete conto che De Gasperi parla per la prima guerra mondiale mondiale, tenete conto che lui è parlamentare del Parlamento austriaco in quel momento, e lui va nei campi profughi, gli italiani eh, che sono eh, mandati allontanati dal confine vengono alloggiati in quelle che sono case di baracche, sono le, le, le i villaggi di baracche che poi diventeranno tristemente famosi perché nella seconda guerra mondiale saranno il nucleo centrale dei campi di concentramento, ma il modello è quello delle case di legno. Ci sono delle foto straordinarie di quel periodo e ci sono straordinarie le note di De Gasperi che va e racconta le condizioni di vita dei suoi concittadini. Eh, quindi, eh, vi dicevo, eh, quello che è eh, interessantissimo per lui è come lui parla in quel momento dell'ora di Dio, mh, con un linguaggio fra l'altro e con delle immagini che sono di straordinaria forza, proprio per darci il senso di che cos'è, anche dal suo punto di vista, la guerra. Il tentativo in quel momento è anche di superare e, e, e da lì parte una riflessione de Gasperiana sull'idea di nazione e sull'idea di Stato. È inutile che ci soffermiamo adesso eh, su cose di questo genere, ma eh, è fondamentale perché lui sviluppa un'idea particolare di nazione da questo punto di vista. La chiama una coscienza nazionale positiva e è l'esperienza dell'autonomia del Trentino, piccola patria italiana da un lato, ma parte dell'impero austrungarico dall'altra, quindi un concetto di straordinaria modernità, che torna, e questa è il prima, la prima cosa che eh, allora si decise di mettere in risalto nella Casa Museo. Questo, cioè il principio della guerra, e questa idea particolare di nazione che De Gasperi ha e di sovranazionalità che tornerà sul discorso europeo. Faccio un salto. Per spiegarvi come partendo da qui si arriva a un'ultima considerazione che io considero essenziale perché è il discorso che lui tiene all'Assemblea del Consiglio d'Europa del dicembre 1951 e che mi consente di rispondere a quello che mi ha chiesto il direttore Menichini perché De Gasperi dice se possiamo dare fin d'ora questa visione costruttiva e luminosa dell'Europa, evidentemente, potremo attirare le masse, ispirare loro il necessario slancio ideale e soprattutto conquistare gli spiriti delle giovani generazioni europee. La costruzione degli strumenti e dei mezzi tecnici, le soluzioni amministrative sono senza dubbio necessarie e noi dobbiamo essere grati a coloro che se ne assumono il compito. Queste costruzioni formano l'armatura, rappresentano ciò che lo scheletro rappresenta per il corpo umano. Ma non corriamo il rischio che si decompongano, se un soffio vitale non vi penetri, per vivificarle oggi stesso? Se noi costruiremo soltanto amministrazioni comuni, senza una volontà superiore vivificata da un organismo centrale, nel quale le volontà nazionali si incontrino, si precisino e si amnimo, animino in una sintesi superiore, noi rischieremo che questa attività diventi, appaia nel confronto della vitalità nazionale particolare, senza calore e senza vita ideale. Potrebbe anche apparire a un certo momento una sovrastruttura superflua e forse anche oppressiva. In questo caso le nuove generazioni, prese dalla spinta più ardente del loro sangue e della loro terra, guarderebbero la costruzione europea come uno strumento di imbarazzo e di oppressione, in questo caso il pericolo di involuzione è evidente. C'era dunque già no? la consapevolezza di che cos'era, di quali erano i rischi e di qual era quello che bisognava in realtà tenere vivo. De Gasperi ce l'ha questo, ce l'ha, gli viene da eh, una serie di eh, percorsi, di spessore che eh, si porta dietro, gli viene da, eh, dall'idea del personalismo cristiano di Maritain, gli viene da, eh, da un'idea per cui la comunità europea e l'Europa deve essere animata da uno spirito di cittadinanza, da un'idea di cittadinanza che secondo lui non secondo lui, ma che noi non siamo riusciti a mettere a punto, gli viene da eh, un'altra serie di riflessioni che secondo me sono estremamente importanti, eh, che sono quelle che tornano eh, in queste eh, idee de Gasperiane che abbiamo cercato allora di mettere in luce. Eh, Un'ultima considerazione. Mh, non voglio perdere, prendere troppo tempo. Un'ultima considerazione particolarmente importante. Eh, il ruolo di caposcuola che De Gasperi ha svolto. Eh, Paolo Pombeni vi ha detto che eh, non c'è stata una classe politica che abbia saputo portare avanti le idee di De Gasperi. Eh, è vero, De Gasperi eh, ha avuto nell'ultimo periodo della sua vita poi questa consapevolezza è triste di essere lasciato solo. Tenete conto che eh, quando De Gasperi muore eh, muore con il problema della CED che eh, di lì a poco si risolve che subito, in pratica si risolve in maniera pesantemente negativa. Eh, De Gasperi eh, non è più segretario del partito, non è più presidente del Consiglio, si sente isolato. Eh, si sente tagliato fuori, ha investito lui Fanfani della sua successione eh, e l'ha fatto con eh, un discorso di grandissimo spessore e di grandissima apertura, però è tagliato fuori. Quindi eh, la sofferenza di De Gasperi c'è, ma eh, tenete conto che De Gasperi eh, fin dal momento della sua morte eh, viene percepito da questo Paese come una delle grandissime figure. Eh, il, il funerale di De Gasperi, di cui c'è un filmato straordinario fatto dalla Spess, dà la percezione di che cos'è stato eh, il muro di folla che ha accompagnato eh, il treno che portava eh, il, la bara di De Gasperi a Roma. Eh, quindi c'è questa consapevolezza e c'è eh, questa consapevolezza anche eh, comunque in una, nei suoi avversari, in un confronto duro eh, che c'è. Eh, tenete conto che eh, nel 1955, cioè un anno dalla sua morte, noi abbiamo eh, togliati che accusa De Gasperi di conservatorismo, di fanatismo, di incomprensione del movimento socialista di chiusa incapacità di comprendere situazioni e movimenti nuovi e arriveremo, e poi dopo togliati tutta una serie di, di storici invece, Candeloro eccetera, e arriveremo al 2004, eh, quando invece Roberto Gualtieri rileggerà eh, la storia di questo Paese. Eh, dando a De Gasperi conto di che è stato, quello che è stato il valore delle scelte che sono state fatte. Naturalmente riflessioni che poi ha ripreso eh, Beppe Vacca in una delle lezioni proprio a Pieve Tesino. In cui c'è un confronto e una rilettura di straordinario interesse di quello che è De Gasperi, il rapporto fra De Gasperi e Togliatti. Le incomprensioni, ma anche i motivi di stima, le, le valutazioni, le grandi scelte fatte nonostante tutto insieme in alcuni momenti cruciali della storia di questo Paese. Quindi c'è questa percezione di qual è stata l'importanza di De Gasperi. Come vi dicevo De Gasperi è stato studiato eh, fin dall'inizio eh, attraverso eh, una serie di studi, eh, una serie di raccolte, però è dal 2004 che accanto a questo lavoro di cui vi ho parlato poi è stata fatta una raccolta di fondamentale importanza, sono quattro volumi con dieci tomi. Il professor Pombeni ha curato eh, questa operazione voluta dalla provincia di Trento che raccoglie eh, in un corpo straordinario tutta quella che è la produzione eh, dei discorsi dei Gasperiani, eh, delle riflessioni dei Gasperiani. Rimane fuori ancora tutto il pezzo dell'epistolario che è un pezzo di straordinaria importanza, anche quello che speriamo, ci auguriamo Paolo, vero che... Eh, venga messo a disposizione degli studiosi. Sì, lo so, lo so è uno dei motivi dei, per cui gli studiosi di De Gasperi soffrono di questa, eh, di questa mancanza ancora, di questa situazione. Però, ecco, eh, quello che, che mi preme dirvi è che ehm, nel, nelle carte che eh, sono raccolte all'Istituto Sturzo, voi avete anche il, la dimostrazione o la testimonianza di come queste idee di De Gasperi non siano andate perdute. Perché nelle carte Gonella, nelle carte eh, di Piero Malvestiti, nelle carte di Scelba, nelle carte di tutto quel mondo che eh, a De Gasperi faceva riferimento, eh, il, la sua interpretazione di, di nazione, la sua interpretazione di Europa rimangono come come punto dominante che guida eh, questa visione e che arriva fino ai nostri giorni. Quindi riprendiamo questo discorso di De Gasperi cercando di coglierne naturalmente tutte le sfaccettature, tutte le problem problematicità, le drammaticità anche, eh, ma tenendo conto che eh, questa scelta de Gasperiana credo si sia rivelata l'unica scelta vincente che noi abbiamo potuto fare in quel momento per il nostro Paese. Grazie. Grazie. Eh, prima di dare la parola a Miguel Gotor, Roberto Speranza mi faceva segno che per lui è arrivato il momento oltre il quale poi dopo non può più stare con noi. Sarà. Sarà un grande piacere cedere le conclusioni di questo nostro incontro a Pierluigi Castagnetti che voglio ringraziare in modo particolare per essere qui con noi così come ringrazio il professor Pombeni, Miguel Gotor e Flavia che chiaramente è un nostro deputato quindi è molto più di casa. Io voglio spiegare in qualche istante il senso di questa operazione che stiamo facendo. Noi siamo impegnati in questo anno 2014 a ricordare e provare a rileggere a molti anni di distanza eh, tre personalità di grandissimo profilo che hanno dato tanto al nostro Paese, che sono poi stati un po' anche simbolici di un'epoca politica e che sono tutti da ricordare in questo 2014 per un anniversario. Siamo stati a Rovigo poche settimane fa a ricordare Giacomo Matteotti, siamo nel 2014 a 90 anni dalla tragico assassinio fascista e dentro la lettura di quel personaggio chiaramente c'è un pezzo della nostra identità politica di quella battaglia antifascista durante all'inizio del, del ventennio. Eh, abbiamo iniziato a ricordare la figura di Enrico Berlinguer di cui ricadono i trent'anni dalla morte lo abbiamo fatto qualche giorno fa e con oggi ricordiamo un altro personaggio di grandissimo profilo. Io penso che non siano ricordi di maniera, non siano ricordi retorici, ma sia il tentativo del più grande gruppo parlamentare del Paese di provare a mettere fino in fondo radici in una storia di cui siamo in qualche modo orgogliosi e di cui sentiamo un'appartenenza. E lo facciamo a partire appunto dai nostri numeri. Noi abbiamo qui 293 deputati, 181 alla prima legislatura. E io penso che proprio un gruppo fatto così, cioè un gruppo con tanto cambiamento, tanta innovazione, tantissimi giovani sotto i 35 anni, ma anche tantissime donne per la prima volta in questa legislatura, abbia ancora di più bisogno di provare a costruire un contatto con questo nostro passato. E voglio provare a dare un punto di vista, perché sarebbe difficile diciamo voler leggere in profondità personalità di questo livello e sono, ho ascoltato le due relazioni sono convinto che anche le altre due saranno della stessa qualità. C'è un punto vero che secondo me tiene insieme queste tre personalità che vi ho prima citato e che significa, io penso, la lezione più profonda per una generazione più giovane, e cioè la capacità da parte di queste figure di costruire in tempi diversi un avanzamento democratico nel nostro paese e io penso che la questione di attualità di queste figure politiche può essere declinata proprio a partire da qui in un momento difficile in cui io ritengo che il grande tema sul tavolo sia esattamente quello della democrazia in tempi diversi Matteotti, De Gasperi e Berlinguer hanno rafforzato la democrazia nel nostro paese lo si diceva prima nelle relazioni che abbiamo ascoltato, in modo particolare all'uscita della Seconda guerra mondiale, la grande funzione nazionale dei partiti, che forse in parte oggi si è dispersa, è stata esattamente quella di connettere il popolo, la gente, le persone, spesso lontane appunto dalle istituzioni democratiche, allo Stato se c'è una grande funzione che io riconosco ai grandi partiti di massa, la democrazia cristiana, il Partito comunista, e il Partito socialista in quella fase, io penso che sia stata esattamente questa costruire una connessione profonda tra cittadini e istituzioni democratiche in un momento in cui questo non era scontato. E allora l'attualità oggi di queste straordinarie personalità e io penso appunto a De Gasperi è quella di provare a dare una lezione alle generazioni più giovani su come costruire un rapporto nuovo tra cittadini e istituzioni democratiche, in un tempo in cui purtroppo siamo ad una nuova rottura di questa relazione. Io lo sto dicendo in una campagna elettorale difficile, in una campagna elettorale che ci vede assolutamente impegnati sui territori, nelle nostre iniziative, nelle nostre proposte politiche, mai come oggi si ha la sensazione di una nuova rottura tra cittadini e politica. Io la sto dicendo con queste parole anche un po' troppo dure, se vogliamo, ma si ha la sensazione, caro Pierluigi, che per una parte significativa dei cittadini comuni, della gente che incrociamo quotidianamente fuori dai palazzi della politica, le istituzioni democratiche vengano percepite non come il luogo e lo spazio dove si trovano soluzioni ai problemi dei cittadini, ma come esse stesse parte dei problemi che quotidianamente i cittadini incontrano. E dico queste cose non con leggerezza, ma con assoluta preoccupazione, perché se tu pensi che il Parlamento è un pezzo del tuo problema, del problema della tua vita quotidiana, il passaggio successivo possibile che fai nel ragionamento è che forse del Parlamento puoi fare a meno, io penso che questo è il passaggio storico-politico a cui noi siamo ed è rispetto a questo che ricordare le straordinarie personalità di un tempo che non c'è più, di un tempo passato, non è solo apprezzabile opera storiografica ma è anche diciamo, una lettura di analisi rispetto ad un'azione politica da mettere in campo. E qual è il nostro obiettivo, l'obiettivo di fondo al quale siamo chiamati? Attualizzare quella lezione e capire come, con un'iniziativa politica vera, quotidiana, in Parlamento come nei nostri territori, si può invece ricostruire questa connessione, ricreare condizioni per una relazione positiva tra politica e cittadini. E qui voglio dirlo con forza la grande partita delle riforme è una partita che si legge dentro questo scenario. Noi non è che vogliamo riformare il Senato o le autonomie locali. Oppure la legge elettorale semplicemente perché c'è diciamo, un vezzo di qualcuno no, perché riteniamo che a partire da una spinta riformista vera si possa ricostruire quella relazione tra politica e cittadini. Quante volte abbiamo detto che mille deputati sono una cosa che è legata ad un'epoca storica che non esiste più, nel quarantasei aveva senso avere una fiammella in ogni pezzo di paese. Per andare da casa mia a Roma in quei tempi ci volevano 12 ore, probabilmente vale lo stesso per Flavia, oggi non è più così, ma siamo noi nelle condizioni come sistema politico, come sistema dei partiti di dimostrare ai cittadini che siamo nelle condizioni di realizzare riforme che risegnino una connessione e questo dobbiamo farlo sul piano istituzionale e dobbiamo farlo sul piano economico e sociale. Ora, non mi è consentito un ragionamento troppo lungo ma anche la grande questione europea va letta esattamente in questo senso. Io penso che per troppe fasi, per una fase troppo lunga dal mio punto di vista, abbiamo consumato una retorica europeista che ha finito per alimentare esattamente il campo degli antieuropeisti. Allora oggi il nostro messaggio non è un messaggio facile, perché è un messaggio a difesa dell'Europa in un tempo in cui va invece di moda essere contro l'Europa. E il nostro messaggio, che non è né nero né bianco, cioè il messaggio di chi dice un'altra Europa, non è un messaggio facile da far passare. Però la sfida di questo tempo io penso che stia esattamente qui. E allora questo percorso che abbiamo voluto avviare, di cui sono abbastanza orgoglioso e ringrazio non solo i tanti parlamentari presenti, ma anche i nostri uffici. Il l'ufficio del gruppo alla Camera che stanno accompagnando in maniera assolutamente positiva questo percorso serve secondo me a questo, ricordare grandi personalità del nostro tempo per segnare una traiettoria che sia a difesa di quella grande cultura democratica che unisce queste straordinarie personalità. Grazie. Grazie a Roberto Speranza. Io sono... Sono sicuro che mh, Michel Gotora ha diciamo, tratto dalle cose che sono state dette fino adesso molti spunti, io non volevo però offrire un ennesimo ehm, andando a riguardare i termini, perché parlavamo di conflitti politici in cui molto forti nel, diciamo, eh, che accompagnavano eh, le fasi storiche di cui stiamo parlando, andando a guardare i termini di quei conflitti, in particolare del scontro politico che si svolgeva in Italia, certo in quel momento segnato in maniera determinante, indelebile dalla, dalla guerra fredda, dalla contrapposizione, eh, dall'espulsione delle sinistre dal governo, eccetera, eccetera. Eh, però per quanto riguarda il, il tema europeo, ehm, eh, eh, si ritrovano delle, dei termini del, dello scontro e del dibattito sorprendentemente costanti nel tempo. Perché anche allora... Eh, il disegno de Gasperiano veniva contestato in Italia dalle sinistre allora come un'operazione sostanzialmente contro l'interesse nazionale e eh, spinta da interessi estranei a quelli dell'Italia, che allora appunto erano eh, quelli della Guerra Fredda e dell'allineamento europeo in, eh, diciamo così al, al disegno americano. E, per certi aspetti, questo, eh, questa, que, que, questo, questo tipo di contestazione, poi, dopo, nel corso del tempo, si è riprodotta, addirittura eh, tu sei uno storico in particolare eh, diciamo attento e specializzato su, 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 su quegli anni, fino addirittura negli anni 70 ancora, nella discussione e eh, nella polemica per esempio nell'ingresso dell'Italia nel sistema monetario europeo di nuovo, eh, allora il Partito Comunista, le sinistre, dopo un, dopo un percorso che era stato fatto eh, nel frattempo, eh, per carità straordinario, eh, tornavano a contestare quella scelta politica sostanzialmente con lo stesso argomento, cioè andiamo a, fare, andiamo a entrare in un, in un, in un percorso che, che non è nel nostro interesse e che fa il gioco di poteri eh, extranazionali. E, e quindi abbiamo un po' una condanna, mi pare, che è quella di trovare rispetto alla, alla, al, al progetto dell'Europa e al rafforzamento del progetto dell'Europa politica eh, sempre una stessa contestazione, diciamo così, che si, ha, che si pretende di ancorarsi a interessi nazionali e in qualche modo eh, quello che ne, che ne fuoriesce è che le scelte che dobbiamo fare sono sempre fatte, dico esprimo una frase che in questo periodo va molto di moda perché ce lo chiede l'Europa. Eh, cioè per, sempre dobbiamo farlo perché l'Italia si deve in qualche maniera costringere e legare le mani da sé. Eh, perché da sola non riesce a fare le scelte necessarie. Mi colpisce questa costante e non vorrei che forse una forzatura mia diciamo, di, di cronista politico o diciamo, dell'epoca contemporanea, volevo sentire anche cosa pensavi tu anche da questo punto di vista. Sì, grazie, buongiorno a tutti e, e, e vi ringrazio per questo, per questo invito. Eh, sia la domanda del direttore eh, Menichini sia l'intervento di, eh, di speranza eh, mi hanno eh, così, stimolato una prima, una prima riflessione. Eh, certamente oggi l'anti-europeismo è, è alimentato da una crisi economica che sta assumendo tratti strutturali e invita, invita eh, al rafforzamento eh, di, forze, di forze antisistema, che scelgono quindi nell'anti-europeismo una battaglia eh, popolare purtroppo e dal consenso rapido. E Speranza eh, sottolineava che sia una sfida tipica del nostro tempo l'obiettivo di provare a riconnettere cittadini a istituzioni e società politica. E da questo punto di vista sono più inquieto e al tempo stesso sereno, e non è un paradosso, perché so che questa è la sfida perenne la sfida perenne che eh, gli italiani sono eh, obbligati a condurre, gli italiani di buona volontà. Se io devo infatti indicare un carattere originario della storia italiana, e guardate, mi riferisco anche a una storia italiana preunitaria. Bene, è proprio nella presenza di purtroppo nuclei ristretti, ma comunque sempre presenti, di classi dirigenti, che si sforzano a ristabilire questa connessione, una connessione tra piazza e palazzo. La metafora del palazzo è una metafora che negli anni 70 fu riportata in auge da Pierpaolo Pasolini, ma in realtà noi la ritroviamo classicamente espressa in una pagina di Guicciardini, in cui spiegava come appunto tra il palazzo e la piazza, scrive lui, vi è una gran nebbia che bisognerebbe diradare. Il carattere originale dell'Italia o uno dei caratteri originali è proprio in una contestazione strutturale in cui pulsioni di carattere popolare si incontrano con lucidi disegni delle classi dirigenti a disarticolare la politica e a disarticolare il rapporto appunto che c'è tra società e istituzioni. E oggi noi, credo con un errore prospettico, siamo portati a ritenere che in Italia sia esistita un'età d'oro dei partiti. E guardate che non è così. E se è stato così è un'esperienza veramente piccola, qualche anno. Negli anni Sessanta, che coincide tra l'altro, e non è un caso, con il più grande periodo di espansione economica e civile del nostro Paese, ma altrimenti, sia prima che sia dopo, beh, abbiamo una egemonia sostanziale di ciò che oggi chiamiamo antipolitica, che Gramsci, ad esempio, chiamava apoliticismo, una tendenza delle classi popolari italiane all'apoliticismo che si sposava con una tendenza delle classi dirigenti alla consorteria e al farsi cricca e appunto abbiamo come elementi originari l'antipolitica, lo spirito di fazione. e forme che si sono articolate in modo diverso, ma che costituiscono un discorso continuativo di antiparlamentarismo e di extraparlamentarismo, che certamente accompagnano la storia d'Italia dalle sue origini, dal, 1800, dal 1861, se voi prendete oggi, andando in un'emeroteca, qualunque giornale a caso degli anni 70 o degli anni 80 o precedente, beh, ma voi troverete che il discorso egemone, dominante, lo dico con cognizione di causa perché l'ho fatto, ecco, beh, è incentrato sulla corruzione, è incentrato sulle clientele è incentrato sul ruolo degenerativo delle correnti nei partiti e, e hai, diciamo, che forse oggi è un po' sfumato, ma comunque è stato presente, certamente è stato presente nel ventennio che abbiamo alle spalle, è una dialettica che ha poco di una democrazia normale. E cioè non una dialettica tra avversari, ma una dialettica di sistema tra amici e nemici dove l'altro da te, come dire, ha una diversità che si vorrebbe anche antropologica o comunque di ordine, di ordine, eh, di ordine eh, morale. Eh, questo lo dico anche per incoraggiarci, eh. Oggi certamente assistiamo, io credo soprattutto in forza e per ragione della crisi economica e di un affanno che le democrazie rappresentative stanno vivendo. Un affanno, guardate, che è anche dovuto a uno straordinario privilegio che ormai sta diventando addirittura millenario, cioè noi stiamo vivendo il più lungo periodo di pace nella democrazia che eh, l'Italia ha avuto modo, ha avuto, gli italiani hanno avuto il sorte di vivere. Allora naturalmente la pace eh, aumenta la possibilità della dialettica democratica ma, ma, anche, ma anche può indirettamente o anche direttamente eh, comunicare un'idea di affanno, di lentezza, di stanchezza delle procedure. Insomma, ci si dimentica dell'aspetto più importante, che la democrazia è bella perché consente la massima critica al proprio interno e, e poi si inizia a rimpiangere sempre solo e soltanto quando non c'è più, quando evapora. Eh, per quanto riguarda, riguarda diciamo, l'oggetto dell'intervento del, dell che, che ho preparato, a me è sembrato, è, è sembrato che fosse utile, ne ho parlato, ne ho parlato con, con Castagnetti quando appunto, mi ha invitato a partecipare a questo convegno eh, che fosse utile mh, mh, raccontare o mettere in evidenza la presenza di De Gasperi l'ombra o il fantasma di De Gasperi nelle riflessioni che Aldo Moro fece nel 78 durante la sua prigionia nel Memoriale um, il Memoriale è un testo che è giunto a noi in, 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 formati, in formati strani, diversi, censurati, mutili, ma ecco, in ogni caso stiamo parlando di circa 250 fogli in cui Moro, un po' rispondendo alle domande dei suoi sequestratori e un po' da un certo momento in poi, eh, affidando un proprio testamento morale, civile del proprio percorso politico, ecco, si sofferma, si sofferma in diversi punti su De Gasperi, eh, secondo me con l'obiettivo politico di lasciare traccia di un'idea e cioè che il vero erede di De Gasperi di quel De Gasperi sconfitto, perché poi questo è stato un altro tratto comune della vita politica italiana, che si ha grande consenso popolare e come dire, si diventa autorità morale, però come dire, la precondizione è aver subito una sconfitta politica o un, o, o un isolamento politico. Moro sembra dirci il vero erede di De Gasperi sono stato io. Sono stato io con il mio centrosinistra negli anni sessanta. Sono stato io che diversamente da fanfani, da un fanfani che Moro descrive, tra virgolette, come un piccolo de Gaulle, Affascinato e preso da, da programmi e progetti presidenzialisti, ecco invece il vero erede sono stato io nella misura in cui mi sono sostituito, mi sono sostituito a Fanfani e ho, e ho proseguito l'ispirazione della sua politica. E nel suo memoriale. Eh, Moro eh, si sofferma sul periodo della Costituente, eh, sottolinea il rapporto di straordinario fair play, scrive fair play, che ci fu con Togliatti, con Lapira, con Basso, con Marchesi, con Dossetti, un periodo fattivo, collaborativo, in cui aveva imparato, lui allora giovane tra i professorini, la pratica dell'ascolto e il senso del limite. E riconosce, riconosce che di quella stagione, proprio De Gasperi scrive, è stato un leader indiscusso. In una stagione in cui la successione tra gruppi dirigenti avviene con facilità, nell'ambito della stessa matrice cattolica e senza accanite lotte di potere, in un periodo in cui la DC, la DC che sta nascendo, ha un carattere più religioso che laico dove c'è più fede, scrive Moro, che arte politica, e in cui l'obiettivo è quello di, di aggiornare la vecchia e superata dottrina sociale cristiana, ormai in rapida evoluzione, e di aggiornarla alla luce del codice di Malin e di quello di Camaldoli. Dare alla proprietà, di cui allora si parlava ancora con un certo rilievo, un'autentica funzione sociale, sviluppare in armonia con la tradizione popolare del partito una politica nella quale davvero gli interessi popolari fossero dominanti e una dottrina sociale della Chiesa fondata sulla proprietà ma con una precisa funzione sociale. È interessante come Moro vive in modo traumatico la stagione e la frattura del 47-48 che interpreta come la rottura di un clima di collaborazione civile e politica che è dovuta al mutare del quadro internazionale, non da fattori interni, secondo la sua analisi, ma dal mutazione del quadro internazionale e dalla stringente necessità economica dell'Italia. Ricorda il viaggio che De Gasperi nel gennaio del 47 fa a Washington e dice c'è chi fa riferimento come punto di inizio di questo cambiamento al viaggio di De Gasperi a Washington, ma io ero troppo giovane, inesperto ed estraneo alle cose per dire perché esso fu fatto e con quali conseguenze. Ricordo solo la mia trepidazione. Anche perché forse troppo giovane alla prospettiva di mutamento del quadro politico, del quadro politico guardavo con preoccupazione tanto più che c'era appunto un quotidiano e disteso contatto in seno alla prima commissione della Costituzione, con Togliatti, Basso, Lapira, eh, Dossetti. E, e mutava e c'era una mutazione della condizione e questa mutazione dava la sensazione della vastità dell'operazione politica che De Gasperi aveva deciso di compiere e per la quale aveva l'assenso di molti e importanti. Io ne ero francamente sbigottito e anche preoccupato. Per quanti avrebbero potuto esservi coinvolti. Eh, ne parlai con il Ministro della Giustizia e gli dissi sinceramente le mie esitazioni, per il Paese soprattutto, per il dissesto che minacciava di derivarne. Ma la cosa era ormai avanti. Io, cosa di nessun rilievo data la mia giovane età, mi astenni alla votazione. Ma mi rimase il senso di una cosa grossa che veniva e che avrebbe pesato nel corso del tempo. E Moro successivamente e fa un accenno al discorso che De Gasperi tenne il primo giugno del 1948, quando presentò e si presentò alla Camera dei Deputati per annunciare il suo nuovo governo, il governo che era il risultato della grande vittoria del 48, una vittoria che non era stata soltanto di carattere numerico, spiega Moro, ma che segnava una nuova egemonia politica. E Moro notava come. De Gasperi avrebbe potuto fare, avrebbe potuto governare da solo, ma sceglie in quella circostanza comunque di dare vita a un governo di coalizione. Un governo di coalizione che consentisse a De Gasperi stesso e alla democrazia cristiana un maggior agio e una maggiore autonomia rispetto al Vaticano. E io vi vorrei leggere brevemente 4-5 righe di questo discorso di De Gasperi del 1 giugno del 48, in cui lui descrive i caratteri di fondo della sua democrazia cristiana. E, e che sono caratteri eh, interclassisti, antifascisti. Eh, innovatori e riformatori ma lascio parlare lo stesso De Gasperi. La democrazia cristiana si presenta così non come un blocco informe, ugualmente aperto a tutte le influenze più contraddittorie, ma per la consapevolezza dei suoi quadri direttivi e organizzativi, per l'adesione cosciente dei suoi militanti, come un partito innovatore e progressista, che attinge le sue ispirazioni alla scuola cristiano-sociale, un movimento che rappresenta una parte cospicua di lavoratori della terra e dell'industria e ne interpreta e accompagna il cammino ascensionale, una corrente solidarista che ha però cura soprattutto dei ceti medi e delle classi popolari. Ecco, mi avvio a concludere Moro in questa definizione de Gasperiana nel momento più alto del successo di De Gasperi, il De Gasperi che parla alle camere nel momento della sua investitura a presidente del Consiglio dopo la vittoria del 48, in questa definizione la Democrazia Cristiana come partito innovatore e progressista, ecco Moro puntò molto. Puntò molto e ci puntellò nel suo memoriale, poi anche il passaggio che porterà al centrosinistra. Eh, ci sono dei brani, un brano in particolare, che è dedicato alla crisi del centrismo, in cui Moro. Sottolinea il fatto che l'ADC inizia a diventare un'altra cosa portando con sé quell'isolamento di De Gasperi di cui abbiamo accennato come partito che si trasforma in un partito clientelare, di clientele, con la cristallizzazione in correnti organizzate, ritorna sul punto, su base, su base clientelare. Eh, un partito, dice, che progressivamente diventa questo è molto attuale, io credo, partito di opinione, nel quale le cose, in un partito di opinione, non si progettano e vengono realizzate ma semplicemente avvengono per la forza delle cose, per iniziativa spontanea, perché la gente si assesta e si muove da sé. Un partito, poi Moro concede, un partito che è stato in grado di trasformare la malleabilità della sua vocazione, dice, a programmatica cioè non di partito di programma, ma appunto di partito di opinione che segue e si adagia ai flussi popolari, ha avuto la capacità di trasformarla in un punto, in un punto di forza. Ecco allora, e chiudo, eh, vi dicevo che Moro, anche dopo il 48, anche dopo l'analisi di quanto è avvenuto nel 48, eh, Uh, ritorna sul tema che nel corso della stagione del cosiddetto centrismo continuò con il segretario del PC Palmiro Togliatti un fair play semplicemente perfetto fino al 1953, quindi includendo tutta la parabola politica di De Gasperi. In seguito cominciarono le fasi più politiche quelle che portarono alla elaborazione della strategia del centro sinistra che si affacciava scrive Moro come fatto non eludibile. Si iniziava così lo spostamento verso sinistra dell'asse politico del Paese, anche per l'insistenza dei partiti intermedi e per robuste ragioni politiche delle quali ogni osservatore sereno non può disconoscere la validità. Una strategia che non sarebbe stata possibile senza la matrice de Gasperiana, che nel 1948, avete visto, aveva appunto definito la democrazia cristiana come partito progressista e innovatore con un'anima interclassista e antifascista. Naturalmente c'erano anche gli avversari. Anzi, c'erano soprattutto gli avversari a questo disegno e i modi con cui sono stati sconfitti sia De Gasperi sia Moro sono certamente, eh, certamente diversi, ma ecco che pur sottolineando questa diversità si ha la sensazione che il problema che hanno dovuto affrontare entrambi in tempi diversi è stata proprio l'opposizione di quegli avversari che, che non, volevano, non volevano in diversi momenti una democrazia cristiana, partito popolare, che guardasse a sinistra, ma invece vagheggiavano altri rapporti altri allineamenti e altre, e altre, e altre coalizioni e, e questo, questo l'hanno fatto anche, e su questo chiudo, con una pratica della violenza politica che non appari, che non appari nella storia italiana e anche molto soffiando e molto strumentalizzando quella tendenza all'extraparlamentarismo e all'antiparlamentarismo da cui sono partito e che ha proprio questa funzione, ha la funzione sempre, veramente dal 1861 in poi, di stabilizzare il quadro politico a destra. Vi ringrazio. Eh, grazie Gotorbe, mi sembra che per Luigi Castagnetti e, la sua, e le sue conclusioni ci sia molta, eh, molta materia. Prego. Io credo, sì, stamattina è emerso parecchio della strategia de Gasperiana, è molto interessante anche quest'ultima lettura che ha fatto Miguel Gotor eh, attraverso il memoriale. Eh, io eh, penso che eh, Moro ha ragione, potesse eh, ritenersi l'erede di de Gasperi per, eh, per tanti motivi. E, tenta di alleggerire anche la sua condivisione, se ho capito bene, in quel passaggio, eh, nella scelta delle scelte internazionali di De Gasperi, anche se lui è stato, era sottosegretario agli esteri in quel periodo, e, ma soprattutto io penso che eh, questo tentativo di dire io per la mia giovane età, insomma, C'ero o non c'ero, fosse determinata dalle circostanze in cui queste dichiarazioni vengono fatte, perché in effetti, se penso alle fasi successive, insomma, la rottura con Dossetti avviene proprio in quel periodo, proprio sulle scelte di politica internazionale. Ma veniamo al tema eh, di oggi, insomma, perché secondo me aveva, ha avuto senso e quindi io sono grato al gruppo del Partito Democratico di avere promosso questa iniziativa. Ha avuto senso parlare eh, in questo momento storico di De Gasperi e l'Europa, perché vedete, io ho l'impressione che per tante ragioni, eh, il merito dell'avvio del processo di integrazione economica in un primo tempo e politica ancora in corso dell'Europa abbia un patronage molto importante in Italia. Eh, L'ambasciatore belga in Italia definì in quel frangente De Gasperi le chef spirituelle della coalition internazionale. Eh, il capo spirituale era l'ispiratore più convinto e allora bisogna capire perché è stato l'ispiratore più convinto. Quindi noi dobbiamo rivendicare questo ruolo dell'Italia all'origine del processo di costruzione dell'Europa, anche perché col manifesto di Ventotene del 1940 insomma c'era stata la teorizzazione del federalismo europeo. E De Gasperi ebbe un ruolo molto importante con i federalisti, con il Movimento federalista europeo, sin dal tempo del fascismo, attraverso Stefano Iacini, che aveva rapporti in Svizzera, ma poi successivamente al punto che nel primo congresso di Montreux del Movimento federalista europeo Spinelli di fatto condivide tutte le scelte di politica estera di De Gasperi, compresa quella più importante che era la collocazione dell'Italia, la collocazione politica dell'Italia nell'area occidentale. Perché vedete, io credo che De Gasperi sarà ricordato dalla storia per tante ragioni, perché ha dato una forma politica elettorale ai cattolici, perché ha unificato, non riunificato, ha unificato, perché non era unito, per la prima volta il paese, perché ha ricostruito il paese, ma soprattutto perché ha gestito questa operazione, che veramente era un'operazione difficilissima, in quel contesto storico post Yalta, la collocazione politica quella militare era già avvenuta a Yalta, quella geografica era nelle cose la collocazione politica dell'Italia nell'Occidente. Ed è difficile capire la scelta europeista di De Gasperi se non si parte da questa prima constatazione. E perché? Insomma, una scelta complicata e anche eh, una scelta che finirà per essere di rottura con il Partito Comunista, ma Beppe Vacca ci ha dimostrato che in un qualche modo c'era una complicità di togliatti in questa scelta che non poteva condividere, che anzi ha osteggiato fino in fondo ma ehm, non vedobbio che vi era una complicità nel senso che a un certo momento Togliatti come De Gasperi ehm, capì che la scelta internazionale della democrazia cristiana rendeva impossibile la continuazione dell'esperienza di governo sia da una parte che dall'altra vi era la convergenza di un giudizio di questo tipo la rottura eh, del tripartito avvenne nel momento in cui dopo il viaggio in America insomma, e dopo quell'articolo brutale sull'unità di Togliatti come sono cretini che aveva destato una reazione comprensibilmente negli interlocutori statunitensi, insomma diventava inevitabile, diventava inevitabile questa rottura perché le scelte erano scelte che portavano a, oggettivamente a una incompatibilità politica in quel momento. Ma quel passaggio è un passaggio che è stato gestito in termini anche meno drammatici di quanto si potesse ritenere nel mezzo dell'Assemblea Costituente, con decisioni assunte dentro l'Assemblea Costituente, perché la ratifica di quei trattati, anche degli accordi, avvenne in Assemblea Costituente, che fungeva anche inevitabilmente da Assemblea parlamentare in quel momento. E, insomma, è evidente che lo scontro politico era molto forte, ma, ma uh, all'interno dell'assemblea costituente fu nobilitato da dei discorsi molto importanti, perché, vedete, allora la politica era soprattutto politica estera, perché in quei primi anni si discuteva soprattutto di politica estera, dentro i partiti e fra i partiti. Ed è comprensibile, perché si trattava di definire la geografia politica del mondo in quel momento e l'Italia doveva decidere se essere attore o se, se essere spettatore di questo processo, che era un processo molto complicato. Ma questo per tante ragioni. Ma l'Italia fu costretta a giocare la carta delle scelte internazionali anche per il fatto che mai le condizioni come come, come, come disse l'ambasciatore Canali, mai le condizioni di un paese sotto tutti i profili dipendevano da, da una collaborazione esterna all'Italia, da un aiuto internazionale. Sia la condizione economica, l'Italia era al tappeto dopo la Seconda Guerra Mondiale, con... Eh, il dimezzamento dal 38 al 45 delle potenzialità del nostro sistema industriale, del nostro sistema agricolo con l'esplosione della disoccupazione, insomma, eh, lo spettro del diciannovismo era lì. Ecco, la preoccupazione che potesse ricrearsi un clima di questo genere. Ma c'erano ancora delle partite aperte sul piano internazionale, e noi eravamo un paese sconfitto, non è che potevamo dettare legge, che era quella del Tirolo e quella della, di Trieste, e che in un qualche modo eh, evocavano da parte del governo De Gasperi una grande iniziativa sul piano internazionale e De Gasperi eh, costruì eh, il suo ruolo, la sua grandezza politica proprio sul piano internazionale e anche la sua autorevolezza sul piano interno venne, interno venne costruita dai riconoscimenti che ebbe sul piano internazionale perché eh, dopo l'assemblea eh, a Parigi tutto è contro di me perché, eh, insomma da quel momento cominciò una fase in cui anche i, partiti, i paesi vincitori alleggeriscono moltissimo gli oneri del paese vinto Italia e al punto che Insomma, diventiamo un destinatario privilegiato del sostegno economico, prima con l'ERP e poi col piano Marshall. Fummo il primo paese che aderì al piano Marshall e entrò l'Italia in quel momento nel comitato esecutivo dell'OECE, dove c'erano solo i paesi vincitori, più l'Italia all'inizio. Quindi questi furono successi straordinari, che in un qualche modo avevano Invertito la condizione di isolamento in cui si trovava il Paese, è del tutto evidente che la scelta europeista quindi dell'Italia va, va inserita in questo contesto. E anche il realismo di Spinelli, che era uomo di sinistra, non era sicuramente uomo vicino alla democrazia cristiana, non solo condivideva la scelta che a quel punto era federalista di De Gasperi. De Gasperi partì all'inizio con una posizione che non era immediatamente favorevole all'alleanza con l'Occidente. Fu tra i sostenitori della neutralità armata, anche De Gasperi, cioè pensava che un paese vinto come l'Italia, con la situazione interna che aveva il paese che aveva l'Italia non potesse fare delle scelte così, così decisive, così definitive, e parlò di neutralità armata che dire, voleva dire è il massimo di collaborazione che noi possiamo dare agli occidentali, di più non possiamo fare. Poi la situazione è evolse in una misura tale per cui l'Italia comincia ad avere dei successi sul piano delle relazioni internazionali, a aiuti che vengono utilizzati per la ricostruzione del paese eh, e induce questo processo persino stavo dicendo eh, uno come Altiero Spinelli a prendere atto molto realisticamente che nelle condizioni date Ecco, De Gasperi non poteva fare altrimenti, per cui Spinelli comincia a mettere a disposizione, sul piano dell'elaborazione culturale, tutte le sue idee a De Gasperi e al rappresentante italiano, ad esempio all'interno dell'Assemblea della Ceca, e a sostenere la strategia di De Gasperi dentro l'Assemblea della Ceca per la costruzione della CED, anche nei momenti più difficili, per cui Spinelli riconoscerà a De Gasperi di aver fatto quello che nelle condizioni date era possibile dare, fare. Allora, Questo eh, aiutò moltissimo ecco, De Gasperi, questa che era una copertura morale politica nel momento in cui non poteva avere quello ufficialmente della sinistra. Nel senso del Partito Comunista e del Partito Socialista, aveva sul cammino europeo questa copertura che era una copertura molto importante. E poi bisogna capire appunto che De Gasperi in quel momento aveva il bisogno, il gruppo ha giustamente stampato il discorso al Senato, ai giovani, l'Europa e ai giovani di De Gasperi, che è una pietra miliare della sua. Cultura europeista in cui sostiene la tesi sì, voi mi accusate di eh, che questo è un mito, l'Europa è un mito. Certo, è un mito. Scelgo questo mito. Che cosa volete proporre ai giovani? Il mito del nazionalismo? No, questo mito che supera la dimensione nazionale. Perché Ede Gasperi eh, arriverà a parlare di un investimento fideistico sull'Europa, un mito fideistico, e sappiamo che cosa vuol dire la fede, e sottolineava questo aspetto perché aveva in un qualche modo da combattere un nemico e da combattere un competitore. Il nemico era la cultura nazionalistica. Cioè noi uscivamo dall'esperienza del fascismo, non potevamo consentire che si ricreassero le condizioni ecco, di, eh, di una cultura nazionalistica che, che, che pervade questo, il dibattito politico italiano. Bisognava liberare l'Italia dalla tentazione del nazionalismo. Noi ne avevamo bisogno più di ogni altro paese. E siccome quello era un mito negativo, bisognava costruire un mito positivo, e il mito positivo era quello della sovranazionalità, non delle relazioni fra governi, ma di una sovranità sovranazionale. sovranazionale. E la cosa che colpisce a leggere eh, i libri, eh, anche quelli recenti, quello di Acanfora eh, in particolare, è la coralità del gruppo dirigente democristiano nella convinzione che questa strada dovesse essere percorsa. Noi siamo soliti ritenere che è una scelta personale di De Gasperi. È vero che la gestione delle relazioni internazionali è fatta in prima persona da De Gasperi ed è fatta anche contro le resistenze interne di una parte della Chiesa e di una parte della democrazia cristiana, le sinistre interne, quella gronchiana e quella dossettiana che non erano certo d'accordo su questa impostazione, anche una parte del, del, del Vaticano, però la sua abilità è stata quella di costruire un'adesione corale, per cui e Campilli, e Iaccini, e Gino Giordani, anche deputati insomma, che avevano un'autorevolezza morale, ma non un grande peso politico, ma poi Taviani, Gonella che avevano anche peso politico, parlassero tutti la stessa lingua. E cioè era necessario superare la dimensione, dimensione nazionale e puntare a quella sovranazionale. Il mito dell'Europa era il mito della nuova patria europea e ci fu un'opera di pedagogizzazione dell'opinione pubblica per quanto si possa pensare. Si potesse in quei momenti pedagogizzare l'opinione pubblica, ma l'idea era quella di utilizzare tutte le strutture periferiche del partito per convincere, per convincere non solo i militanti ma anche gli altri, che era veramente una speranza, una prospettiva di futuro quella di, eh, di, di, di passare alla sovranazionalità, ecco la dimensione della sovranazionalità. Ma con questa operazione De Gasperi, in un qualche modo, si ricollega anche alle, eh, come dire, alla cultura fondativa del, del, partito, del vecchio Partito Popolare, insomma, no? perché Sturzo eh, nel 1936, nel libro che fece sulla guerra di Spagna, parlava già di federazione degli Stati Uniti d'Europa quindi era una roba che e a un certo momento aderisce all'idea sturziana, e in questo caso c'è un momento di polemica con Spinelli, perché Spinelli era in quel momento in polemica con Adriano Olivetti, perché pensava a un processo federativo che partisse dal basso. I comuni messi insieme fanno le province, le province messe insieme fanno le regioni, le regioni messe insieme fanno lo Stato nazionale, gli Stati nazionali messi insieme fanno la sovranità europea. Mentre invece Spinelli pensava che questo fosse un percorso troppo lungo, eh, mentre invece De Gasperi eh, aderisse a quest'idea. Ma soprattutto con questa operazione De Gasperi aggancia definitivamente i partiti della tradizione risorgimentale, perché lui si collega direttamente a Mazzini. Quindi fa, ehm, recupera il risorgimento attraverso Mazzini e quindi fa un'operazione veramente geniale dal suo punto di vista perché in un qualche modo ehm, getta le basi culturali di quell'unica coalizione di governo che sul piano interno si riusciva a realizzare in quel momento e quindi questo è il merito secondo me importante di De Gasperi avere e poi va bene andrebbe per le lunghe ma adesso è ora di finire voglio finire con una valutazione su qua è stato definito sconfitto sì non è riuscito nell'acced io sono anche molto intrigato dall'osservazione di Paolo Pombeni a questo riguardo che considero tutt'altro che banale, molto molto seria. Ma io non direi, non lo definirei sconfitto, non per, 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 perché De Gasperi per molti versi è stato sconfitto, eh, insomma adesso è vero che ha scelto lui, eh, ha scelto lui il successore Fanfani, ma insomma, eh, aveva capito che era la fine, insomma, no? erano passati solo sette anni non è che ne fossero passati 70, ecco, e aveva ricostruito l'Italia, messo insieme, avviato il processo europeo, insomma capisce che bisogna fare le valigie, insomma è no? al congresso di Napoli e quindi eh, si è autorotamato, ecco, per usare un termine, prima di esserlo formalmente dalla nuova generazione, guardate che avevano poco più di 40 anni, anche quelli lì, eh? e, insomma la storia si, si riprende spesso. Insomma. Ma perché, eh, eh, e quindi è vero che per molti versi è sconfitto, ma in questa idea eh, che lui ebbe, la sua ultima operazione che è quella della CED, vedete, eh, io ho detto che De Gasperi ha un ruolo importante nell'avvio della costruzione dell'integrazione europea, è vero che formalmente si comincia col piano Schumann, con la CECA, e De Gasperi in un qualche modo non era ancora pronto per portare l'Italia, eh? ecco, quindi all'inizio eh, era più trascinato. Poi a un certo momento, dopo la fine del governo Pleven, dopo le difficoltà di non c'era più Schumann al eh, Ministero degli Esteri, lui capisce che deve prendere in mano il discorso. E la CED, da un certo punto di vista, se fosse riuscita, perché non è riuscita, era il capolavoro di De Gasperi perché l'articolo 38 dello statuto della CED vedete ha in nuce tutti i problemi e tutte le risposte, tutte le soluzioni, le chiavi di soluzione ai problemi che l'Europa avrebbe avuto. Anche lui capiva che la costruzione di un esercito europeo era difficile, era rischiosa c'era addirittura un deputato, un generale che faceva il deputato della dell'ADC che, che, che disse ma insomma come si fa a fare un esercito? Manca l'unità spirituale e il patriottismo europeo. È un esercito come fa? Senza l'unità spirituale del continente e senza una fede patriottica. Ecco, è un esercito europeo. E questa preoccupazione c'era. Vedete? L'accostamento con il presente e con l'euro serve perché noi sappiamo che quando si vuole dar vita a una sovranità sovranazionale, una sovranità sovranazionale, noi sappiamo che i simboli della sovranità sono la spada, cioè l'esercito, lo scudo, cioè la moneta, la bilancia, cioè la giustizia. Allora, loro partirono arditamente dalla spada. Però capivano che se non si fosse stata in quel momento anche un'integrazione politica, lasciare l'esercito eventualmente così costituito in mano ai generali, senza un governo politico alle spalle, non funzionava. Quello che si è capito di meno quando abbiamo ripreso il discorso della sovranità europea con l'euro che non si poteva e allora nello statuto della CED lui fa inserire l'articolo 38 che è un po' incasinato perché è molto confuso ma sostanzialmente il Presidente della CECA che presiedeva l'assemblea che doveva approvare e ratificare il, lo statuto della CED allarga l'invito all'assemblea a altri nove componenti. Perché c'è da definire come dar vita al potere politico subito, per non far nascere un esercito da solo, subito, la stessa operazione che bisognava fare con l'euro. Non lo chiama assemblea costituente perché i francesi erano, eh, la chiamano assemblea ad hoc, ma era un'assemblea costituente degli Stati Uniti d'Europa. Era un'assemblea costituente. Siamo arrivati lì a definire quella che era, anche se si chiamava in modo diverso, l'Assemblea Costituente degli Stati Uniti d'Europa. Tutto questo per dire che insomma quella generazione pensava le cose sì, con un'intelligenza eh, politica insomma obiettivamente eccezionale, insomma, ecco. E non è stato sconfitto De Gasperi da un certo punto di vista, nel senso che aveva visto tutto quello che occorreva. Lo è stato perché a partire dall'Assemblea nazionale, e forse se fosse stato portato in ratifica anche nel Parlamento italiano sarebbe successa la stessa cosa, e De Gasperi capì che questo era il problema, che questo Statuto della CET... Faceva fatica ad essere ratificata dai Parlamenti nazionali perché era una cessione veramente grande di sovranità quella militare e scrisse cinque giorni prima di morire quella lettera eh, accorata a Fanfani in cui gli chiede di fare l'ultimo sforzo anche dopo il voto contrario dell'Assemblea nazionale francese per tentare di recuperare una operazione che era l'operazione a cui lui si era dedicato negli ultimi anni totalmente ecco, in questo senso credo che abbia avuto un significato importante l'iniziativa, lo dico a Oriano Giovannelli che l'ha organizzata una iniziativa del gruppo per ricordare come noi centriamo con l'origine del processo europeo grazie a tutti, arrivederci ciao, ciao.